Presidente Vitoreggio, allora ti diamo un po' le somme del 2015 per vedere che cosa avrebbe piacere che accadesse nel 2016. Beh, basterebbe che si facessero gli investimenti programmati, che sono quasi 3 miliardi, in un paese in cui c'è un disperato bisogno di investimenti che significano lavoro, qualità, sviluppo, soprattutto in un settore così aperto come quello del trasporto aereo, connesso sia col turismo che con i beni culturali. Io mi auguro che finalmente sia ormai messa a punto una procedura tale di vigilanza e di incentivazione che ci consenta di poter contare su questi investimenti che non riguardano finanza pubblica ma sono integralmente a carico della società di gestione. Questo è un momento drammatico del 2015, questi atti terroristici che ci sono stati purtroppo hanno colpito anche il mondo dell'aviazione. Ecco, quale speranza avremo dal punto di vista della sicurezza nel campo aeroportuale? Beh, si è molto migliorato, noi diciamo, abbiamo molto stretto fin dal 2001 e poi via via che si sono manifestati elementi di preoccupazione. È chiaro che l'attenzione deve essere sempre altissima e anch'io oggi ho raccomandato alle società di gestione che sono responsabili sia della sicurezza aeronautica che della sicurezza intesa come tutela della vita, dei beni delle persone, una piena collaborazione con le forze di polizia e anche un'attenzione, se voglio dire, adeguata alla sfida che ci viene portata. Ieri un aereo della Meridiana ha avuto un problema su una ruota, cioè personale. Ecco, può accadere queste cose per quale motivo? No, non può accadere, se accadono bisogna individuare e sanzionare chi ha avuto la responsabilità della manutenzione e la stessa compagnia. Ovviamente le strutture tecniche dell'ENAC stanno affiancando quelle della magistratura e dell'Agenzia Nazionale per la Sicurezza Volo, ma noi, ho detto, dobbiamo fare la nostra parte. Oggi in Consiglio di Amministrazione sentiremo cosa dice il Direttore Generale. Approfitto per fare degli auguri di Buon Natale in un momento delicato ma nel quale non solo non dobbiamo perdere le speranze ma dobbiamo anche seguire l'appello che ci viene dal Papa della indizione di un anno speciale di tolleranza, misericordia pur nella grande difficoltà a chi è credente ma anche a chi credente non è e semplicemente crede nei valori umani.